Pa-pa-ra-pa-pam. Devo abbassare il volume, se no sentite due volte. Ciao a tutti, draghi, sono Ethereum e vi do il benvenuto in questo nuovo video su Warframe, dove andrò a parlare dell'ultima. L'ultima melee. L'ultima melee. Poi c'è l'ultima secondaria e in teoria abbiamo finito. La Nami solo e sola perché è in uno, non è inutile, però. Dio mio, la facciamo unicamente perché ci manca, va bene, bellissimo, però la forma in Karnon aumenta notevolmente la portata di quest'arma. Poi il solito danno corpo a corpo, velocità scatto, velocità bullet jump. Ho selezionato, aumenta il danno di 80 quando è equipaggiato 30% velocità d'attacco per 4 secondi, cioè quando si switcha da una principale, immagino, o da una secondaria e si mette questa, avremo più velocità d'attacco. L'altro dopo un'esecuzione e rigenerazione salute, che vabbè, buono per Ineros quel 20%, altrimenti è un po' niente, per Grendel. Poi c'è 6% 6 secondi durata da combo, che è quella che ho scelto, velocità di carica attacco pesante, hanno anche un po' rotto con questo attacco pesante, e con un'arma corpo a corpo equipaggiata aumenta la continuazione del 60%. Infine io ho scelto critico d'effetto 14% in più, ma c'è anche critico 21% o effetto 30%, l'arma di base ha delle statistiche abbastanza discrete per quanto riguarda l'effetto, bassine per quanto riguarda il critico. Quindi ho scelto comunque un buon mix. Avere 39 e 29 non è affatto male. Andiamo adesso a vedere come si continua, sì, come si comporta l'arma. Intanto devo cambiare Warframe perché il mio Baruk ha unicamente gemmine che incrementano il danno critico. Quindi provandola con la Nami solo avremo dei risultati falsati perché il danno critico è molto molto più elevato. Andiamo a giocare un Warframe più tranquillo, Caliban, e mettiamo la Nami solo. Oh, questo Namate. Allora, prima cosa che sicuramente avete notato, non ci sono forme. Non ho messo forme nell'arma, funziona senza forme questa build perché c'è una V di base, ok? E senza mettere Sacrificial Steel, senza mettere mod per il virale, mod, intendo la Prime del Fever Strike, no? Senza mettere mod grosse, funziona senza ulteriori roba messa. Abbiamo 5 di propensione Riven, che comunque è tantissimo, e 1,43 praticamente, dove il massimo è 1,5, quindi tanta tanta roba. È facilmente acquistabile quest'arma per pochissimo, quindi la potete comprare al market. È un mastery rank di 6, quindi facilissima da costruire, da prendere, ottenere, quello che volete. E fa principalmente danno taglio, quindi not bad. Inoltre, uno dei suoi svantaggi è appunto il fatto che ha di base una critical chance molto bassa, cosa che comunque abbiamo risolto grazie al nostro perk, il nostro buff da cavaliero. L'unica cosa complessa da ottenere per ottenere la Nami solo è, sono due cristalli di Argon, ma insomma, dopo un po' di tempo riuscite tranquillamente a ottenerli. Per avere la forma in Karnon vi serviranno i soliti 20 Pathos Clamp, 70 Dracrut, 150 le Agriston, quelle che vi lanciano dietro le persone, i comuni cittadini, no? Del Duviri. È il materiale più facile da ottenere, quindi non credo ci siano problemi. Per il resto è abbastanza banale. Le statistiche sono più o meno banali, però è un'arma che fa principalmente taglio. Ho messo le due mod per fare il virale a livello 0 per avere più alto il taglio. Questo, l'ho detto in un altro video, ve lo ripeto anche qui, serve non a fare più danno taglio, ma serve a far proccare di più l'effetto taglio rispetto agli altri effetti. Ok? Quindi io ho il gatto che mette il critico, vero? Potrebbe falsare un pochino. Chiamala Helios. Potrebbe falsare un pochino il gatto che mette il critico. Eccola qua, la nostra Nami solo. Allora, facciamo qualche colpetto base. Un'arma che mette principalmente taglio, quindi comunque anche con un po' di stack, vedete? Un nemico a livello 195. La Nami solo, cioè un'arma che mette tristezza di solitudine, sono a parlarne. Riesce tranquillamente a shottare
un nemico così alto di livello. Andiamo ad arrivare a 6 per, invece vedere come cambiano le cose. Eccoci qua, forma incarno che dura 180 secondi, vi ricordo. Abbiamo molto più range, 3 in più in realtà. Vedete, già da qui riusciamo a colpire i nemici. E niente, poi spammiamo gli attacchi. Dovremmo avvicinarli probabilmente per fargli più danno, ok, per shottarli tutti, però... Guardate la bellezza, guardate il taglio che mettiamo i nemici. Ho preferito un mix tra danno, non danno, tra probabilità di critico e effetto, unicamente perché più effetto significa banalmente più probabilità che entri il taglio. E quindi il danno che arriva dall'arma è migliorato, è maggiorato, è migliorato. Cosa gli vuoi dire più di questo? Raga, non è l'arma dei sogni, ok? Non è la cosa che dici la devo avere per forza. È secondo me anche molto un riempitivo, però effettivamente è una weapon che di base non useresti mai, a parte il livello basso per exparla e poi dici vabbè, ma c'è molto altro meglio. Adesso con la forma Incarnon questa è veramente carina, veramente veramente carina. Non è, ripeto, l'arma dei nostri sogni, probabilmente invece di un Gladiator Vice per chi l'ha di più per avere più attack speed, magari mettiamo un Berserker Fury, non lo so, si può cambiare, ma l'ho fatto per aumentare il critico, perché non è altissimo, 29%, quindi magari per incrementare un po' Blood Rush, le Gladiator, no? Facciamo un pochino più di critico, e 5 per di moltiplicatore non è male, non è male. Ha un bot di prevenzione Riven, aveste voi una Riven per l'anami solo, magari, non lo so, danno critico, proprio effetto o proprio di critico o attack speed, diventa molto molto interessante. E che altro dire? Nulla. Raga, ci manca un video. Ci manca un video, ve lo spoilerò qua, sarà la Furis. Ci manca soltanto la Furis, che ha un bello sparo secondario. Mi aveva deluso tantissimo, ma ha un bello sparo secondario. Adesso vi faccio vedere, nel prossimo video almeno. E nulla, io vi ringrazio per avermi seguito qui. Ci vediamo al prossimo e ultimo per adesso video sulla serie delle armi Incarnon. Ciao draghi!